Allora, buonasera, se prendiamo posto, sono le 14:12, ricordiamo che siamo in diretta, streaming, diamo la parola al segretario per l'appello, grazie. Grazie Presidente, buon pomeriggio, De Magistris presente, Cacciapuoti c'è? Assente. Caiazzo, dove sta? Presente. Capasso Elpidio, presente. Capasso Francesco, presente. Carbone, assente. Cascone Francesco, Cascone c'è? Assente. Cirillo, l'ho visto, dove sta? Cirillo, presente. Coccia, presente. Di Maiolo, presente. Iorio, presente. Iovino, presente. Iossa, presente. Lebro, presente. Lettieri, assente. Maddaloni, presente. Marrazzo, ho visto, presente. Pace, Salvatore, l'ho visto prima. C'è Pace? Non c'è. Assente. Pirozzi, Nicola Pirozzi, presente. Quaglietta Alessia, non c'è, assente. Ragosta, presente. Quaglietta è entrata adesso, grazie. Sgambati c'è, presente. Tito, presente. Tozzi, presente. Presidente, sono presenti 18 e assenti 7. Va bene, quindi abbiamo il numero legale. Al primo punto dell'ordine... Consigliere Maddaloni, consigliere Di Maiolo prima un attimo, c'è una proposta se ho capito bene. Solo per giustificare l'assenza del consigliere Carbone, impegnato istituzionalmente a Roma, e il consigliere Cascone per motivi di salute. Grazie. Consigliere Maddaloni, prego. Sindaco, buongiorno, volevo fare una comunicazione al Consiglio e dire che oggi i consiglieri e il Consiglio tutto del Teatro Mercadante hanno ad unanimità nominato Roberto Andò quale nuovo direttore del nostro Teatro Nazionale, una figura di grande spessore che sicuramente darà vita a un nuovo corso, ma quello che è da sottolineare è che l'intero Consiglio, sotto la guida di Padroni Griffi, ha espresso ad unanimità una valutazione che come dire, sarà di sicuro di grande prestigio e di grande lusso sia per il Teatro Nazionale ma anche per la nostra città. E, credo che vadano espressi al Presidente Padroni Griffi i complimenti dell'intera aula per l'ottimo lavoro svolto e anche all'intero consiglio per la figura che hanno scelto. Grazie signor. Grazie consigliere, ovviamente mi associo a queste sue considerazioni. Nel frattempo al primo punto dell'ordine del giorno abbiamo la surroga del consigliere Giovanni Varchetta, procedo a leggere la parte finale del deliberato. Procedere alla surroga del consigliere metropolitano Giovanni Varchetta con il consigliere comunale di Giugliano Diego Nicola D'Alterio, nato a Villaricca il 18 ottobre 1976, attualmente primo in posizione utile con la cifra ponderale individuale di 1392 della lista PD Partito Democratico, così come risulta dal verbale delle consultazioni elettorali del Consiglio metropolitano Città Metropolitana di Napoli, tenute il 9 ottobre 2016, non essendo state sollevate questioni in ordine alla causa di ineleggibilità e incompatibilità. Ovviamente credo di interpretare il sentimento diffuso di voi tutti, non posso che ringraziare il consigliere Giovanni Varchetta per quello che ha fatto, per il suo contributo all'interno del Consiglio metropolitano, e augurare, se è presente qui tra di noi come credo, a Diego Nicola D'Alterio il benvenuto nel consesso così importante della città metropolitana di Napoli che è il Consiglio metropolitano. Non so se è presente, ecco. Prego. Dobbiamo un attimo, previa nomina degli scrutatori, Marrazzo, Iossa, Ragosta, che sono nominati scrutatori,
mettiamo in votazione la presa d'atto della surroga. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. All'unanimità ha chiesto di intervenire il consigliere Iossa, prego. Sì, sindaco, grazie. Innanzitutto gli auguri di benvenuto al consigliere D'Alterio, il saluto affettuoso di tutto il gruppo all'amico Giovanni Marchetta, che anche se posizioni contrapposte, sempre caratterizzata dalla correttezza e dalla lealtà, ha dato un contributo a tutti noi, prima politico, prima umano e poi politico. Grazie. Grazie a lei, ci associamo ovviamente e buon lavoro al consigliere subentrante. Abbiamo poi al punto 2 dell'ordine del giorno l'approvazione del verbale della seduta consiliare del 29 maggio 2019. Se non ci sono osservazioni, il verbale è approvato all'unanimità. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Unanimità, sì. Comunicazioni al punto 3, deliberazione sindacale numero 119 del 29 maggio 2019 e deliberazione sindacale numero 149 del 19 giugno del 2019. Al punto 4 invece dell'ordine del giorno abbiamo l'articolazione delle direttrici del piano strategico in asse e azioni, modalità di costituzione del parco progetti dei comuni e dei criteri di attribuzione delle risorse economiche per l'attuazione dei relativi interventi, approvazione, ci riferiamo alla delibera sindaco numero 138 del 19 giugno del 2019. Chiede di intervenire il consigliere Lebbro, che ne ha facoltà. Chiaramente io mi limito a un discorso di merito tecnico della delibera, perché credo che è chiaro che la penuria di fondi di tutti i comuni d'Italia e chiaramente anche quelli della città metropolitana di Napoli inducono sicuramente i sindaci a chiedere, avere possibilità di avere finanziati per portare avanti, voglio dire, quelli che sono i progetti comunali. E quindi da questo punto di vista io capisco, voglio dire, anche la spinta che arriva dai territori per avere fondi, tanto per essere chiaro. Io credo che nel merito si stia commettendo un grande errore, perché uno, io non associo al piano strategico quello che è una distribuzione di fondi, e in particolare io credo che la città metropolitana abbia dei compiti ben specifici. Sappiamo bene: scuole, manutenzioni scolastiche, strade, pianificazione, protezione civile. E su questo noi sappiamo che c'è un piano triennale. Io mi sarei aspettato che con l'avanzo di bilancio noi avessimo finanziato, se mi permettete, il nostro libro dei sogni. Mi spiego meglio: ogni comune ha un piano triennale che di solito non ha una copertura economica per poterlo fare. Nel momento in cui noi in questa delibera troviamo delle direttrici diverse e diamo la possibilità di dare dei contributi ai comuni, secondo me noi tecnicamente stiamo facendo un errore, anche perché mi riesce anche difficile comprendere come noi, per esempio, che spiegazioni diamo a una cittadinanza di circa 4 milioni di abitanti in cui non gli diciamo che stiamo approvando progetti, per esempio, sul problema sismico delle zone rosse delle scuole, come per esempio potrebbe essere una grande progettazione della terza corsia dell'asse mediano, cioè progetti inerenti a quelli che sono i nostri compiti, cioè quelli che lo Stato ci ha dato come compiti nostri di città metropolitane di ex provincia. E del resto, cioè, io la leggo perché è importante, vorrei che rimanesse agli atti, poi chiaramente il Consiglio sarà come sempre assolutamente libero di poter deliberare e di fare quello che vuole. La circolare MEF numero 25 del 3/10/2018 ad oggetto modifica la circolare 5 del 22/2018 in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018, a pagina 4 dispone che, visto la nota dell'Ufficio Coordinamento Legislativo numero 3038 del 2/10/2018, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni nell'anno 2018 possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti nel rispetto delle sole disposizioni previste dal DL 23/6/2011 numero 118. L'articolo 42 del DL numero 118 del 2011 al comma 6 recita: le finalità per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di seguito indicate: a) copertura dei debiti fuori bilancio, b) provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, c) per il finanziamento delle spese di investimento dell'ente, ovvero non si possono trasferire fondi a altri enti,
D per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, E per l'estinzione anticipata di prestiti. Assolutamente, io voglio restare nel merito tecnico. Secondo me la città metropolitana, questa è la tesi che porto avanti e per questo dichiaro di votare contro questa delibera, è che noi non possiamo dare contributi su progettazioni dei comuni, ma possiamo finanziare i nostri progetti, secondo chiaramente quelle che sono le leggi che sono presenti nel nostro piano triennale, o chiaramente dare disposizione per fare altri progetti e farli all'interno del nostro parco progetti. Quindi dichiaro che voterò contrario a questa delibera, perché credo che stiamo uscendo fuori da quelle che sono le nostre prerogative di città metropolitana. Grazie. Sì, grazie. Prima di dare la parola al consigliere Tito, come è opportuno un chiarimento anche in punto di diritto rispetto alle osservazioni che faceva il consigliere Lebbro, dare la parola un attimo al direttore generale. Prego, poi il consigliere Tito. Buongiorno a tutti. Allora, è bene sottolineare preventivamente che questo atto deliberativo porta ovviamente i pareri favorevoli sia della Ragioneria che della Segreteria Generale che del Collegio dei Revisori, quindi sono stati affrontati e fugate tutte le eventuali riflessioni circa la legittimità dell'atto. Detto questo, rilevo che la possibilità di trasferire fondi agli enti è una pratica che già dai tempi della provincia era alquanto consolidata, ovviamente all'interno di una reticolazione che va a salvaguardare l'interesse pubblico. Arriviamo all'interesse pubblico. Questa delibera fa seguito alla prima delibera approvata dal Consiglio Metropolitano novembre 2018, dove sono state definite quelle che sono le linee strategiche dello sviluppo del nostro territorio, che ricordo a tutti quanti una delle funzioni fondamentali che ha introdotto la legge 56, che ci impone di immaginare lo sviluppo economico e sociale dei nostri territori. Ora, l'intuizione dell'amministrazione è stato collegare questa visione ai 400 milioni di avanzo che avevamo a disposizione, avanzo libero, che va a finanziare titolo secondo opere, quindi messa in sicurezza non solo delle proprietà della città metropolitana intesa come strade e scuole, ma delle stesse strade e scuole di competenza dei comuni. Quindi andando a intervenire su una realtà consentendo di avere una maggiore sicurezza per i nostri cittadini. Tutto ciò rientra, e chiudo velocemente perché la delibera è abbastanza chiara da questo punto di vista, rientra in direttrici che si è dato il Consiglio Metropolitano e che tra l'altro ha già consentito di trasferire oltre 32 milioni di euro ai comuni già alla fine del 2018. Grazie. Chiedo scusa, chiesto di intervenire il segretario generale, prego. Dunque, le preoccupazioni che sono state espresse poc'anzi dal consigliere Lebbro sono state anche le nostre preoccupazioni, di fare in modo che l'attività dell'amministrazione si svolgesse, come dire, con criteri di efficienza nell'alveo della legalità. Per cui abbiamo fatto degli approfondimenti che forse sfuggono a questo consiglio. Gli approfondimenti sono costituiti dal fatto che lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposita circolare, ha indicato che si possono non dare contributi, come è stato detto, perché gli aspetti relativi ai contributi sono di parte corrente, sono trasferimenti di risorse e sono trasferimenti in conto investimenti, quindi per andare ad arricchire, come dire, anche gli aspetti patrimoniali e gli interessi pubblici. A questo riguardo, poiché lo statuto, diciamo come diceva la Briola, è un pezzo di Costituzione, per cui è un elemento fondante dell'attività, nel rispetto dello statuto sono state convocate ben 3 conferenze metropolitane, perché la conferenza metropolitana esprimesse il proprio parere. La giurisprudenza contabile su questi aspetti è favorevole in un alveo di convenzioni che sono richiamate sia nella delibera approvata dal sindaco di proposta a questo consiglio, dove si parla di apposite convenzioni, sia nel parere che il Collegio dei Revisori dei Conti ha appositamente rilasciato e dove si fa espresso riferimento alle convenzioni con gli enti locali che andranno, come dire, a utilizzare le risorse che Città Metropolitana va a trasferire. Quindi siamo in un alveo di area vasta, perché ci siamo preoccupati del fatto che le risorse, uscendo dal bilancio, parte finanziaria, andassero alla parte patrimoniale.
La Corte dei Conti dice a più riprese che se questa attività è fatta nell'interesse generale, quindi non solo del singolo ente, ma degli enti di area vasta, l'interesse pubblico è garantito. Questo lo dico perché al di là del nomen iuris, piano strategico, l'amministrazione e questo Consiglio Comunale stanno costruendo un percorso virtuoso in riferimento al quale l'interesse pubblico deve essere salvaguardato. Grazie segretario per queste precisazioni ulteriori. Consigliere Tito, prego, ne ha facoltà. Grazie sindaco. Volevo aggiungere a quanto già detto dal direttore generale una cosa importante. L'idea del piano strategico nasce con novembre, con quella famosa delibera, e splitta il lavoro su quattro assi. Quando si parla di una visione complessiva, è la vera visione complessiva che ha voluto dare la città metropolitana affinché i progetti che arrivassero dai comuni entravano proprio in linea sul piano strategico delle direttrici, le quattro direttrici. Io non entro nello specifico tecnico contabile perché il lavoro non spetta a noi, noi diamo come parte politica degli indirizzi e sappiamo che oggi ci sono sia pareri contabili che pareri tecnici, però va ricordata una cosa e va ricordata una cosa a tutti, che lei insieme al Consiglio Metropolitano ha messo in campo la più grossa iniziativa che una città metropolitana poteva fare, dare trasferimenti ai comuni e ribadisco finanziare tutti e 92 comuni con le progettazioni è una grande capacità e questo è un merito che lei le va riconosciuto e che ha creduto fermamente ed è risposta concreta che noi da novembre che abbiamo approvato le linee di indirizzo, oggi ci troviamo in città metropolitana ad approvare questa delibera in cui stabiliamo dei criteri per dare quelle risposte entro il 15 ottobre ai comuni di presentare la progettazione. Il grazie mio ma è di tutto il Consiglio Metropolitano in quanto io consigliere delegato al piano strategico e per la sua intuizione, la sua caparbietà e la sua capacità che ha messo in campo insieme agli uffici, al direttore generale e a chi ha collaborato alla realizzazione di tutto questo che oggi è diventato realtà dove noi diamo delle risposte e risorse concrete ai comuni e rientrano realmente nell'ottica dello sviluppo del territorio della città metropolitana. Grazie sindaco. Grazie a lei consigliere Tito che ha chiesto di intervenire. Consigliere Tozzi, ho capito male. Consigliere Tozzi, prego, non fa contare. Grazie. Grazie sindaco. Consiglieri, colleghi consiglieri, mi dispiace aver sentito, devo essere sincero, l'intervento appunto del consigliere Lebbro che ha delineato e limitato il suo campo relativo appunto a questa delibera esclusivamente appunto sul piano strettamente tecnico, cosa che effettivamente immagino tutti siamo rimasti convinti dalle motivazioni, dalle spiegazioni e dagli approfondimenti che il direttore generale e il segretario hanno fatto, credo, non erano così sprovveduti da poter lanciarsi in una avventura di questo tipo. Ma avrebbe fatto piacere discutere e controbattere sulla questione politica del provvedimento, della manovra, cosa che già è stata sottolineata più volte, consigliere Lebbro, ha una prospettiva politica di non poco conto, la questione appunto di poter trasferire una somma di questa portata ai comuni rendendoli indipendenti dalla questione di poter presentare progetti propri e molti di questi progetti nel cassetto come adesso mano a mano stanno uscendo fuori hanno la possibilità di vedere alla luce la loro realizzazione, visto appunto che tanti comuni mi è stato riportato che rimanevano all'interno tra virgolette appunto non con la non possibilità di vederli realizzati e molti di questi realmente appunto importanti e realmente strategici per la provincia e per i comuni stessi. Si è fatto ancora di più, si è sollecitata ai comuni vari appunto di immaginare che ci fosse anche un'idea di, come diceva il segretario, di area vasta.
di condivisione in aree che hanno appunto la stessa tipologia e sono legate appunto da tanti sistemi, che con questi interventi credo appunto che possono essere ancora più integrati e cementati fra di loro. Questo appunto avvicina i comuni e avvicina le aree che hanno appunto la stessa omogeneità. Quindi questo fa onore al programma e al progetto che è stato messo in campo, mai fino ad oggi. Quindi è una questione appunto meramente soprattutto politica, e gli va dato atto appunto al sindaco, l'ho anche ripetuto in qualche intervento precedente, non in consiglio metropolitano, che è una questione appunto di poter dare la possibilità ai comuni finalmente appunto di vedere messi in atto appunto dei progetti che altrimenti forse non avrebbero mai visto la luce della loro realizzazione. E c'è ancora un'altra cosa da dire, che nel trasferimento appunto dei finanziamenti non si è nemmeno sottolineato quello appunto che si era vociferato e si era detto, perché bisogna dirlo, la questione appunto di dare i soldi a pioggia ai comuni per altri scopi o per altri fini. Devo dare atto al sindaco appunto che non ha mai rivendicato la possibilità e l'intenzione di poter dare e favorire i comuni con finanziamenti per le loro soddisfazioni e per le loro realizzazioni, non solo tecniche ma anche politiche, cosa che probabilmente qualche altro amministratore non ha fatto. Non ha mai messo sottolineato più di tanto, non l'ha mai messo sui cartelli, non l'ha mai pubblicizzato forse come avrebbe dovuto. E quindi credo appunto che questo gliene va dato atto, e l'aspetto politico credo che va oltre quello che diceva il consigliere Lebro. Dell'aspetto tecnico secondo me si può tranquillamente superare. Questo piano appunto di grande respiro territoriale credo che vada sostenuto con tutta la forza. I comuni ne sono hanno dato ampia disponibilità e soddisfazione di quello che sta succedendo, anche in alcuni casi non ci credevano nemmeno, ma è possibile, dicevano, sì è possibile, perché probabilmente appunto forse non hanno praticato la democrazia come la si sta praticando appunto in questo modo e senza rivendicazioni individualiste e di autoreferenzialità. Per cui va dato atto a quello che si sta facendo con grande forza, i comuni sono soddisfatti e credo appunto che arriveranno dei progetti, ancora di più la possibilità di aver dato un po' di mesi ancora per poterli presentare, perché sono in via di sviluppo e di realizzazione, quindi ben vengono, e credo appunto che questo sia un intervento che avrà un eco a livello nazionale come già lo ha avuto, quindi avanti tutta per la realizzazione di questo piano strategico. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tozzi, per queste considerazioni. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione la delibera di cui al punto 4 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. Allora, maggioranza col voto contrario del consigliere Lebro e con l'astensione del consigliere Capasso, Movimento 5 Stelle. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Consigliere Marrazzo, prego. Buongiorno sindaco, buongiorno a tutti i consiglieri. Vorrei fare una mozione d'ordine, quindi dopo il punto 4 che abbiamo appena votato, se possiamo passare direttamente, questo non vuol dire che non approveremo gli altri punti all'ordine del giorno, direttamente al punto 2 dell'integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio del 1 luglio, quindi il 2, il 3, il 4, il 5 e 6 dell'integrazione del 1 luglio, e poi proseguire dal punto 5 in poi. Prendiamo atto di questa richiesta che mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, a maggioranza contrarietà Capasso 5 Stelle, astensione Coccia? Astensione, chiedo scusa. Astensione Capasso e anche Coccia, no? Allora passiamo a questo punto, al punto 2 dell'ordine del giorno integrativo, così come formulato dal consigliere Capasso, che sarebbe variazione del bilancio di previsione 19-21, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano numero 96 dell'8 aprile del 2019 per 5.199.065 ai fini dell'attribuzione di risorse economiche ai comuni per l'attuazione di progetti culturali. Deliberazione sindaco numero 139 del 19 giugno 2019. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano,
Chi è contrario, chi si astiene? Maggioranza con l'astensione del consigliere Capasso 5 Stelle, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Sindaco, collegata a questa delibera, prego. Che vorrei discutere. Prego. No, sta dopo la mozione. Ah, va bene. Andiamo ah, con l'ordine che ci siamo dati prima con la votazione. Va bene. Allora, abbiamo adesso il punto 3, variazione del bilancio di previsione 19-21, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano numero 96, 8 aprile 19, per 5 milioni di euro. Deliberazione sindaco numero 140, il 19 giugno 19. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Maggioranza, astensione Capasso 5 Stelle, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Andiamo al punto 4, variazione del bilancio di previsione 19-21, approvato con deliberazione Consiglio Metropolitano numero 96, 8 aprile 19, per 1 milione di euro. Deliberazione sindaco numero 153, 19 giugno 19. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Maggioranza, voto astenuto Capasso 5 Stelle, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Poi abbiamo la mozione di accompagnamento alla delibera sindacale numero 139 del 19 giugno 19, chiede di intervenire la consigliera Coccia, che ne ha facoltà. Prego. Sì, grazie sindaco. Ho ritenuto di dover fare una mozione di accompagnamento a questa delibera per una ragione molto semplice, perché io sono ben lieta che quando si scrivono le delibere relative ai beni culturali si prenda molto dalla delibera sull'indirizzo culturale che è stata fatta nel luglio dell'anno scorso ed emanata da lei sindaco l'8 agosto dell'anno del 2018. Sono davvero molto contenta che la delibera 136 abbia davvero dato un indirizzo alla questione culturale della città metropolitana, perché ripeterlo in ogni delibera mi dà l'idea che fu proprio una magnifica idea quella di fare un atto di indirizzo e quello di in qualche modo dare un quadro complessivo di ciò che era possibile fare e sostenere all'interno della città metropolitana. Vorrei però che cosa? A parte che vorrei una condivisione, francamente, e quindi vorrei che quando si scrivono determinate delibere i delegati, i consiglieri delegati fossero anche in qualche modo preventivamente informati, perché probabilmente la delibera sarebbe stata così com'è, però avremmo in qualche modo riconosciuto che ci sono dei consiglieri delegati che tutti i giorni, rinunciando ad altre attività, vengono in questo ambito e, scusi l'espressione non elegante, si fanno il mazzettino così per poter studiare e per poter anche portare avanti un discorso che è complessivo. Mi sembra, signor sindaco, che qualche volta qualcuno dimentichi che le muse non è una sola, le muse sono 9. Quindi le attività artistiche, le attività che vanno sostenute, che producono sviluppo, non sono solo i teatri, o meglio le sale dei teatri, bensì c'è la musica, c'è la pittura, c'è l'arte, ma io ricordo anche un'altra cosa, ricordo che ogni anno noi facciamo una pubblicazione, lei la ringrazio per aver scritto anche la prefazione al prossimo libro che uscirà sui miti, sulle favole e sulle feste della città metropolitana, la ringrazio molto sindaco per questo e proprio per questo voglio dire, probabilmente ci sono altre forme d'arte che potrebbero essere sostenute. Per esempio, abbiamo dei siti, talora piccoli,
talora dei siti misconosciuti, che per essere però entrati in quella famosa guida dell'anno scorso sono dei siti dove la gente va e però non trova nessuno. Allora, avremmo potuto una parte di queste risorse investirle per tenere aperti questi siti? Avremmo potuto una parte di queste risorse pensare di allestire attorno a questi piccoli siti una panchina, un albero, qualcosa? Allora, signor Sindaco, io devo dire che voterò a favore di questa delibera, non potrei farne a meno perché faccio parte della maggioranza e lei queste delibere le ha adottate, ma vorrei consigliare a più partecipazione, due, di non tenere soltanto conto che esistono solo i teatri e dei teatri ne esistono anche i teatri nelle scuole, esistono i teatri nelle parrocchie, esistono i teatri amatoriali. Allora, Sindaco, è vero, sarà fatto un bando e spero che molti parteciperanno a questo bando, però consiglierei la prossima volta di distribuire sul territorio, forse su un territorio così vasto, così articolato, forse di più e forse meglio delle risorse che potrebbero essere realmente e veramente per lo sviluppo. Grazie. Va bene, se no, preconsigliere Tito, prego. Sindaco, grazie. Non riesco bene a percepire e a capire la mozione di accompagnamento alla delibera sindacale numero 139 del 19/6/2019. Volevo far presente al consigliere Coccia che le delibere sono a firma del sindaco. Quindi mi spiace che il consigliere Coccia abbia avuto qualche dubbio di chi ha fatto e chi cosa ha fatto e chi ha comunicato e chi non ha comunicato questa questione. Però non trovo il nesso sulla delibera 139, di cui parla sono i 5 milioni e 2, per dare risorse ai comuni. È vero, Elena? Dove noi specifichiamo ampiamente nell'oggetto, al fine di conseguire gli obiettivi sopra espressi, intenzione di questa amministrazione assegnare ai comuni dell'area metropolitana apposite risorse per i progetti culturali e orientati a valorizzare il patrimonio storico, artistico, archeologico, naturalistico, rurale e paesaggistico attraverso forme innovative di divulgazione, comunicazione, fruizione e animazione culturale, di generare i contesti urbani di territori periferici e marginali attraverso azioni svolte a sviluppare la creatività, l'innovazione e la rivitalizzazione del tessuto in tutte le sue forme, promuovere l'eccellenza, emersione dei talenti, trasmissione delle tradizioni artistiche e storiche culturali e rappresentativi dell'identità locale, attivare processi di condivisione e di civismo attivo attraverso iniziative volte alla crescita culturale e all'integrazione. Quello che in questa mozione viene riportato dal consigliere Elena Coccia viene riportata chiaramente all'interno della delibera. Pertanto, siccome è una delibera così impostata che dà possibilità ai comuni di accedere a risorse, chiedo al consigliere Coccia, se lei ritiene in questo momento specifico, di ritirare questa mozione, perché il punto 1 all'interno della sua mozione viene tranquillamente riportato nella delibera 139. Facendo invito invece al consigliere Coccia sul secondo punto della mozione, di istituire il forum metropolitano, non annesso all'interno della delibera di cui andiamo a trattare. Per questo chiedo, essendo che il primo punto della mozione viene riportato quasi integralmente nella delibera, venga ritirata la mozione con impegno da prendersi il Consiglio Comunale, il Consiglio Metropolitano nel più breve tempo possibile a costituire
a istituire il forum metropolitano per dare l'opportunità di quello che diceva Elena Coccia. Grazie. Grazie a lei, chiedo al direttore generale di intervenire perché va sulla linea di quello che si sta discutendo. Prego. Allora, rispetto alla richiesta della consigliera Coccia circa l'istituzione e l'avvio del forum metropolitano così come previsto dal nostro statuto, le segnalo che quella sarà il contenitore in cui confluiranno i sei tavoli tematici che abbiamo attivato all'interno del piano strategico a cui sta partecipando anche la consigliera Coccia, e che confluiranno tutti e sei questi tavoli che rappresentano le eccellenze sul territorio, gli stakeholder che stanno collaborando la definizione del piano strategico, confluiranno quei rappresentanti del mondo accademico piuttosto che del mondo produttivo all'interno del forum metropolitano. E per il resto mi sembra si può andare una specificazione di poter comuni in sede di applicazione della delibera tenere conto delle osservazioni che ha fatto la consigliera Coccia. Presidente, sindaco, anche direttore, io sono convinta che andrà così, nel senso che avremo un'ampia condivisione. D'altra parte, effettivamente, io sto partecipando a un paio di tavoli. Ovviamente l'informazione in questa consiglio è un po', diciamo, non funziona tanto bene. Comunque sono sicura che tutto è migliorabile, quindi sarà sicuramente migliorata anche l'informazione ai consiglieri che detengono le singole deleghe, affinché, diciamo, ci sia sicuramente una più ampia partecipazione da parte di tutti quanti noi. Quanto alla mozione, io avrei potuto fare un emendamento, non ho fatto un emendamento, ho fatto una mozione, e ho fatto una mozione perché appunto l'emendamento sarebbe dovuto intervenire direttamente sulla delibera, e non mi permetto assolutamente di intervenire sulla delibera ormai già assunta, e quindi soltanto diciamo oggi deve passare. Però la mozione è un ricordo a tutti che esistono altre, la mozione di accompagnamento è un ricordo a tutti che esistono vari consiglieri, che c'è una delega che è distribuita su più persone, che queste persone si devono necessariamente confrontare ed incontrare, come è accaduto tra me e la consigliera Iorio sul forum dei giovani, che quindi il frutto di questa elaborazione deve essere un'elaborazione un po' più collettivo, altrimenti non ha più ragione d'essere la questione di avere una delega e una mozione di accompagnamento. Quindi penso, non è un emendamento, penso che possa essere adottata. Abbiamo, penso, tutti quanti compreso le intenzioni della consigliera Coccia, che credo la può chiudere un attimo il consigliera, scusi. Il microfono. Consigliera? Il microfono. Grazie. Abbiamo tutti quanto inteso l'intervento della consigliera, che quindi può essere presa, diciamo, come una raccomandazione, immagino di dire, cioè come un intento per procedere in maniera parzialmente differente la prossima volta. La cogliamo come uno stimolo, come dire. Sinceramente, se lei è d'accordo, consigliera, grazie, d'accordo. Quindi credo che va bene così. È un invito al Consiglio, al Sindaco, a tutti, agli uffici, di lavorare se la delibera è stata approvata, la mozione c'è. Poi abbiamo la, quindi andiamo avanti. Grazie consigliera della disponibilità. Poi abbiamo la... No, non è mozione, raccomandazione. Poi abbiamo la seconda mozione di accompagnamento alla delibera sindacale numero 140 del 19 giugno 2019, sempre consigliera Coccia. Sì, sindaco, non è diversa dall'altra. Anche qui noi chiediamo non soltanto una più ampia partecipazione, ma chiediamo qualcosa in più. Con la costituzione di un forum delle associazioni che si occupano di beni culturali, che sta in lavorazione, spero che presto lo potremo presentare al Consiglio, significa che sicuramente la città metropolitana darà ai sindaci, ma i sindaci vorranno tener conto che quelle risorse
vanno anche date in qualche modo per davvero creare un circuito positivo, un circuito di lavoro giovanile, che talora non è un lavoro precario, ce ne rendiamo conto, ma quanti giovani, lei stesso sindaco lo ricorda in ogni consiglio comunale, quanti giovani lavorano facendo le guide oggi a Napoli, visto che il brand Napoli, grazie anche alla nostra amministrazione e a lei in particolare, sta così crescendo. Ebbene, se questa situazione fosse adottata, questo medesimo know-how passasse per tutti i sindaci e per tutti i comuni, noi avremmo dei siti aperti e dei giovani che, potendo anche sbigliettare, che potendo anche accompagnare, che studiando la storia di quel bene culturale che fanno visitare, evidentemente potrebbero anche innescare un rapporto di lavoro e sviluppo positivo. D'altra parte, lei ha chiamato giustamente l'asse della cultura asse 1 come asse di sviluppo, quindi rendiamolo realmente ed effettivamente di sviluppo. Grazie, sì. Grazie, se mi consentite vorrei innanzitutto ringraziare la consigliera Coccia e prenderla come, pur non amando per nulla, anzi, le raccomandazioni, la prendo come una raccomandazione personale, nel senso che mi sembra che dal suo intervento di adesso e quello di prima lei vuole impegnare l'amministrazione, il sindaco e il consiglio a una riflessione ancora più ampia su quello che è il concetto di cultura e di impegno sociale nella nostra area metropolitana. Quindi credo che insieme, sia nell'attuazione di queste delibere sia nelle altre misure che andremo ad adottare, immagino che il suo intervento tocca la sensibilità di tutti i consiglieri, indipendentemente dall'appartenenza politica. Quindi, prima di dare la parola al consigliere Tito, se anche per questa mozione vogliamo considerarlo come impegno di lavoro da parte mia e di tutti, la trasformiamo in raccomandazione. Consigliere Tito, prego. Grazie, sindaco. In merito alla mozione e alla delibera che trattiamo, io continuo a non comprendere lo sforzo che viene messo in campo in base alla mozione, perché se da una parte oggi approviamo una delibera in cui vengono portate degli asset di intervento, in cui diciamo con questi 5 milioni andiamo a finanziare l'ampliamento dell'offerta culturale sul territorio attraverso l'apertura di nuove sale, ripristino di sale inattive, l'ampliamento delle sale esistenti, la creazione di nuove sale nell'ambito di sale o multisale già esistenti, la messa in sicurezza delle sale, l'aggiornamento dell'ampliamento delle dotazioni tecniche delle sale, l'aumento del comfort. Con questo che cosa voglio dire? Quando lei, sindaco, segretario, quando lei, il consigliere Coccia, dice nella mozione che dobbiamo rivedere e allargare, stiamo, caro sindaco, non stiamo parlando di una raccomandazione, ma stiamo mettendo, a mio modesto avviso, in difficoltà domani mattina gli uffici, dove si trovano con una delibera di indirizzo in cui l'asset strategico per andare a finanziare è solo questo. Con la mozione noi vogliamo ampliare, e non vorrei soprattutto che domani mattina, perciò chiedevo al consigliere Coccia di ritirarlo, ci troviamo rispetto agli uffici su una mozione di dire: ma scusate, che cosa è stato fatto in merito a questa mozione? E non è pensabile che all'ultimo trafiletto della mozione, quando lei aggiunge: va quindi prevista una commissione di valutazione nella quale facciano parte tutti quei soggetti espressioni territoriali della città metropolitana di Napoli, dotati di comprovate e riconosciute capacità culturale e tecnica. Le ricordo che noi abbiamo un regolamento interno per le commissioni, e penso che noi stiamo entrando troppo nella gestione. Noi ci dobbiamo fermare agli indirizzi, questo è il nostro compito, perché con questa mozione, soprattutto l'ultimo tratto che io chiedo di cassare, potremmo mettere in grande difficoltà gli uffici e di non portare avanti la delibera.
Allora io invito al consigliere Coccia ancora una volta che è opportuno per il buon andamento e il funzionamento degli uffici a ritirare la mozione, perché domani mattina, caro sindaco, il consigliere è legittimato a svegliarsi e chiedere conto agli uffici di quello che è stato fatto. Qua non si tratta, sindaco, quando viene fatta la delibera è atto monocratico, viene fatta dal sindaco, qua non si tratta di mettere il cappello di chi ha fatto e chi non ha fatto. Quando si fa e si vota, lo fa tutto il consiglio metropolitano, non lo fa il sindaco ma tutti quanti assieme, perché lavoriamo assieme affinché si possano dare risposte ai territori. Questo è un punto che a mio avviso va verificato e va ritirato, perché noi potremmo creare rispetto alla delibera dei problemi con gli uffici. Grazie. Consigliere, grazie. Avevamo anche importante il suo chiarimento, ma eravamo rimasti, se ho capito bene, d'intesa con la consigliera Coccia che si tratta di una raccomandazione. Esatto, che la mozione viene ritirata, quindi non si mette in votazione, è una raccomandazione nei termini in cui ha spiegato la consigliera Coccia nei suoi due interventi. Quindi ringrazio il consigliere Tito dell'intervento, soprattutto sul piano tecnico, che ha chiarito alcuni aspetti, e la consigliera Coccia per l'intervento sul piano soprattutto politico, che ci ha indicato quello che è il suo pensiero personale sul punto. Quindi possiamo andare avanti? No, consigliere Cirilli. Solo, innanzitutto, salve a tutti. Solo per entrare nell'ambito di un criterio, caro sindaco, perché essendo anche io sindaco anche di un piccolo comune, quando un consiglio dove vi è una maggioranza si cerca il confronto, che è la democrazia, è proprio il sale della democrazia, affinché si possa arrivare successivamente a degli obiettivi, è giusto dare merito alla consigliera Coccia di sensibilizzare il Consiglio metropolitano affinché, non adesso, ma da domani, anche rispetto a queste tematiche. Perché capisco anche, quindi segretario, se ho capito bene la raccomandazione, che cosa significa una sensibilità che noi possiamo, ma non è, va a modificare il corpo integrante della delibera, perché, guardate, io non sono così democratico come il sindaco De Magistris si fa con i capigruppo. Perché dico questo? Perché nella democrazia che oggi vige in questo accordo istituzionale, il buon direttore, il buon capo di gabinetto, insieme ai capigruppo, queste delibere il sindaco le mette a disposizione, verifica, guardatela. Quindi significa che determinati tipi di passaggi già sono stati fatti. E allora, a meno che non vi sia il consigliere Lebro che ha fatto l'intervento e è andato via, io penso che doveva rimanere per ascoltare tutto quello che sta facendo questo Consiglio metropolitano. Oggi venire qui significa modificare, non lo ritengo opportuno, perché io penso che quando siamo in un confronto democratico, quando stiamo, l'abbiamo già fatto e siamo qui a ratificare quello che già è stata una sua espressione, e siamo qui a ratificare quello che già lei ci ha proposto e noi abbiamo accettato, perché i nostri capigruppo si sono espressi con voi, e quindi significa che bisogna andare avanti. E guardate, in politica chi amministra sa benissimo che è una cosa che lotta contro tutto, è contro il tempo, perché guardate, se noi perdiamo tempo, commissione per prescindere, che condivido appieno l'intervento del mio collega Tito, guardate, la gestione è nata cosa? Noi facciamo gli indirizzi politici e sposo appieno queste delibere, caro sindaco, quindi la raccomandazione, che chiedo scusa ma non è che sia così tanto preparato rispetto al Consiglio metropolitano, forse conosco il mio Consiglio comunale, quindi la raccomandazione non penso che sia come quelle europee, perché la raccomandazione europea ci accido proprio, quindi è meglio che schiariamo effettivamente che è dare sì. Perché poi la consigliera ha dato dei temi importanti. Io mi sono confrontato spesso con lei, addirittura anche dei corridoi ecologici che vogliamo fare.
quella linea di cerniera nell'area nord di Napoli, che Elena tanto sta lavorando e quindi mi vede appieno. Quando ci sono delle proposte che coinvolgono tutti, è sempre un fattore importante, però non stravolgiamo quello che attualmente è oggi e quello che noi abbiamo proposto. Grazie, la raccomandazione non è quella europea, è quella esattamente nei termini che ci siamo detti. Vorrei però sottolineare, prima di andare avanti, per chi ci ascolta soprattutto e per chi ci leggerà, che vorrei sottolineare l'importanza strategica di queste tre delibere, perché vanno esattamente nella direzione dello sviluppo dei nostri territori, della cultura nella sua accezione più ampia, nei teatri, nella vita dei territori. Ancora una volta mi sento di attestare l'assoluta sensibilità dei consiglieri metropolitani, del lavoro straordinario che stiamo facendo. Poi tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, ma altrimenti rischia di rimanere in questo dibattito solamente qualche aspetto, seppur importante, ma sicuramente non centrale, mentre invece oggi, col contributo quasi unanime del Consiglio metropolitano, abbiamo raggiunto davvero un risultato di cui dobbiamo andare tutti quanti fieri. A questo punto quindi passiamo al punto 5, ritorniamo all'ordine del giorno iniziale, con il Forum dei Giovani della Città Metropolitana di Napoli, approvazione statuto, deliberazione sindaco numero 93 dell'8 aprile 19. La consigliera Iorio ha chiesto di intervenire. Grazie sindaco. Allora io vorrei ringraziare innanzitutto la consigliera Coccia per il lavoro svolto in collaborazione e per la stesura di questo statuto, che rappresenta sicuramente uno strumento importante per la collaborazione dei giovani alla vita politica. Approfitto per ringraziare anche i rappresentanti dei forum dei giovani cittadini che sono presenti qui in aula, proprio a testimoniare che la politica fatta di collaborazione e di lavoro di squadra porta a grandi risultati. Quindi speriamo in un lavoro proficuo del forum dei giovani metropolitano, proprio nell'ottica della collaborazione tra i territori. Grazie. Grazie a lei. Consigliera Coccia, prego. Sì, sindaco, per parlare di condivisione, è stato davvero interessante ed anche estremamente costruttivo lavorare con la consigliera Iorio. Abbiamo insieme per tre mesi, riuniti quasi settimanalmente, ogni 15 giorni, i vari forum che esistono nei comuni della città metropolitana, e abbiamo alla fine elaborato questo statuto dei forum dei giovani, che ha sostanzialmente uno scopo, quello di riavvicinare i giovani alla politica, alla buona politica concreta amministrativa. Loro ne erano già consapevoli, però volevano, ed è giusto che sia così, un riconoscimento al parere che possono dare su tante materie, vivendo in un mondo e in un ambito diverso forse da quello che alcuni di noi vivono. È il primo forum che viene inaugurato nella città metropolitana. Non è una di quelle delibere che procurano denaro, non è una di quelle delibere che richiedono risorse, è una delibera di persone che pensano al qui ed ora, e soprattutto di persone che pensano che la città metropolitana si deve arricchire anche di altri forum, e spero che la consigliera Iorio voglia collaborare con me anche per la stesura del forum delle associazioni, sia di natura culturale, affinché si possa finalmente avere un panorama e realizzare nella massima democrazia, quella democrazia di cui tutti ci riempiamo la bocca, salvo poi quando ci capita a travisarla, realizzare davvero un incontro davvero democratico tra noi e i cittadini della città metropolitana. Grazie sindaco. Grazie a lei. Mettiamo in votazione il punto 5. Consigliere Capasso, prego.
Sì, volevo chiedere giusto un chiarimento sul regolamento. Allora, mi chiedevo, leggendo il regolamento per l'appunto, all'articolo 7,3 viene riportato che i coordinatori dei forum dei giovani comunali aderenti decadono dall'assemblea contestualmente alla decadenza dell'incarico di coordinatore del forum dei giovani comunali. Ma allo stesso tempo però, secondo me, andrebbe un attimino magari modificato quello poi che il comma 2 dell'articolo 10, dove dà una tempistica di quello che è il ruolo del coordinatore del forum dei giovani, che resta in carica per 3 anni. Perché queste due scadenze probabilmente vanno a creare un conflitto, nel senso che se decade poi dopo il ruolo da coordinatore del forum dei giovani, automaticamente la carica come va avanti? Cioè, secondo me l'una preclude l'altra come affermazione fatta nel comma 3 dell'articolo 7 e nel comma 2 dell'articolo 10. Per questo volevo un chiarimento in merito, grazie. Dicevo, articolo 7,3. Le passo il regolamento? Sì. Capasso ci dà una nota, una piccola incongruenza, che sarebbe tra i 3 anni, tra la decadenza dei 3 anni del coordinatore del forum dei giovani e viceversa l'articolo 2, dove si dice che il coordinatore del forum resta in carica 3 anni. E quindi mi dice Capasso, e accetto per quello che mi riguarda, poi anche Katia dirà la sua, per circa 3 anni, togliere questo circa 3 anni, togliere questi 3 anni e mettere senza vincolo di mandato, e con questo emendamento può andar bene, quindi si sana diciamo quella incongruenza. Andrebbe un attimo formalizzato meglio l'emendamento, tra l'altro mi segnala il direttore generale e il segretario generale che manca il dirigente preposto per il parere di regolarità tecnica, quindi formuliamo innanzitutto l'emendamento in maniera precisa, dare la parola al consigliere Capasso, Movimento 5 Stelle, per la formulazione dell'emendamento. Nel frattempo vediamo se riusciamo a recuperare il dirigente, così esprime il parere e votiamo. Sì, ma l'emendamento dal mio punto di vista va bene esattamente come lo ha espresso la... Dobbiamo formalizzare, sì, però. Il coordinatore del forum dei giovani... Ah, lo scrivo? Okay. No, metto... Va scritto, esatto. Okay. Lo scriviamo subito. Poi... Abbiamo il dirigente, quindi nel momento in cui lei formula l'emendamento chiediamo anche il suo parere di regolarità tecnica, così possiamo votare la delibera. Grazie.
Ci siamo? Un attimo solo. Allora, Sindaco, abbiamo chiarito un attimino con alcuni dei referenti, per l'appunto dei forum che hanno dato una mano alla redazione per l'appunto del regolamento e ci hanno rassicurato che praticamente questa conflittualità oppure questa incongruenza tra i due commi non esiste, pertanto rientra. Un'ultima cosa che volevo chiedere, sempre in merito al regolamento, vedevo che fondamentalmente c'era stata una puntualizzazione fatta dal dirigente dell'area dei servizi in data 7 maggio, che praticamente invitava poi dopo a trovare le risorse. Volevo sapere, fondamentalmente, essendo trascorsi quasi 2 mesi da quando è stato fatto questo appunto dal dirigente, se ci si era già mossi per l'appunto ultimare e andare incontro a questa indicazione. Grazie. Grazie. Forse conviene sentire il dirigente direttamente. Sentiamo De Angelis. O Mille. Vai, vuoi dirlo tu? Vai. Sentiamo il ragioniere allora. Buon pomeriggio, forse si riferisce al parere di regolarità contabile del ragioniere? Sì, esatto, al dirigente dell'area dei servizi finanziari. Sì, sì, no, perché non è un appunto, è una puntualizzazione che ricorda a chi utilizzerà questi finanziamenti, se ci saranno, dovranno prima essere acquisiti e quindi stanziati nel bilancio, ovviamente, per poi essere spesi. Ma era una raccomandazione alla quale sicuramente terrà fede chi gestirà le risorse del caso. Io chiedevo semplicemente, essendo trascorsi 2 mesi, se l'amministrazione si era già mossa in questa direzione per andare incontro alla puntualizzazione all'appunto fatto dal dirigente. Questa era la domanda. Sì, sì, saranno. Nel momento in cui viene approvata la delibera, stavo verificando questa discussione tra il ragioniere e il direttore generale. Si attendeva la delibera di oggi per poter ovviamente mettere in atto tutte le misure anche di natura economico-finanziaria che saranno necessarie per il funzionamento del foro. Bene, allora mettiamola in votazione, altrimenti è tutto inutile. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Sindaco, chiedo scusa. Prego, consigliere Tito. In merito a questa delibera, essendo che tra il pubblico ci sono molti ragazzi che rappresentano il forum, che hanno collaborato a scrivere questo regolamento, faccio proprio le loro dichiarazioni in cui a nome di tutti i forum ringraziano il Consiglio Metropolitano per l'approvazione di questo grande strumento ed in particolare il consigliere Coccio e il consigliere Catajorio. Grazie. Grazie. Credo che sia un risultato importante che dimostra come appunto giovani, cultura, sviluppo del territorio e anche un'interpretazione non restrittiva della legge del Rio, questo Consiglio Metropolitano mette in campo in maniera assolutamente corretta e doverosa. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, Pollegalità FSE 1420, invito a presentare proposte progettuali a valere sull'asse 4, azioni 4.1.2, percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza.
approvazione dello schema di convenzione con il Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, per il progetto Esserci nel quartiere e autorizzazione alla sottoscrizione delibera sindaco numero 134 del 6 giugno 19. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, a maggioranza astenuto Capasso 5 Stelle, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 7 dell'ordine del giorno, regolamento per la disciplina dell'attività delle scuole nautiche, scia e vigilanza, delibera sindaco numero 125, 6 giugno 19, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, maggioranza astenuto Capasso 5 Stelle, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano, punto 8 dell'ordine del giorno, mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, un attimo solo, prego, segretario. C'è un emendamento a firma Iovino che dovremmo discutere a questo punto prima, salvo che Iovino non lo ritiri. L'ho confermato? Confermato, lo vogliamo leggere, segretario? Grazie. Gli emendamenti presentati dal Consiglio di Iovino nella seduta del 4 marzo, protocollo 26757, sono i seguenti. Il consigliere metropolitano, alla luce del parere di regolarità tecnica reso dal dirigente della direzione supporto organi istituzionali, propone il seguente emendamento. Articolo 30, al comma 1, il sindaco, nel rispetto del principio di collegialità, conferisce deleghe a uno o più consiglieri definendone le competenze ai sensi dell'articolo 20 lettera L dello Statuto metropolitano. Lasciare integro il comma 2. Al comma 3, i consiglieri cui il sindaco ha conferito delega esercitano il mandato garantendo la propria presenza presso la sede degli uffici o nei luoghi preposti allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Eliso il resto. Grazie segretario. Allora mettiamo in votazione prima l'emendamento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, quindi maggioranza con l'astensione del consigliere Capasso 5 Stelle. A questo punto mettiamo in votazione, così come emendato, il regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano. Mettiamo in votazione, consigliere Capasso, prego. Volevo avere un chiarimento, perché dagli atti scaricati mi risultavano anche presenti altri emendamenti di altri consiglieri. No, non sono stati confermati. Quindi mettiamo in votazione la delibera come emendata poc'anzi. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Ragosta e Capasso 5 Stelle, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Abbiamo al punto 9 un ordine del giorno contro il regionalismo differenziato presentato dalla consigliera Elena Coccia più altri consiglieri. C'è qualcuno che lo deve presentare o lo mettiamo in votazione? Sindaco, prego, solo consigliere. Per brevemente, perché mi rendo conto che questo consiglio sta prendendo troppo tempo ed oggi la giornata è lunga ed è anche una giornata particolare per la nostra città con le universiadi che tra poco appunto cominciano, e non voglio trattenere più di tanto il consiglio stesso. Tuttavia, sindaco, io penso che sta per abbattersi su di noi una sciagura incredibile che non è ferma, non si è fermata. È una sciagura, ecco, il consigliere Capasso si allontana e me ne dispiaccio, perché la chiamata va soprattutto a lui che fa parte del governo, e facendo parte del governo io... scusami, non sei il Pidio. Bene, sei al governo tu. Sei al governo tu. Allora mi riferisco a Francesco Capasso, chiaro? Allora, presidente, sindaco, perché faccio questa chiamata al consigliere Capasso Francesco chiedendogli di rimanere in quest'aula? Tutti lo sanno, sta per abbattersi su di noi, soprattutto sul Mezzogiorno, evidentemente, una sciagura immane, una sciagura che è stata costruita nel tempo. Quindi io non voglio assolutamente dare tutta la colpa all'attuale governo, per carità. Certo è che però
è l'attuale governo che sta realizzando il regionalismo differenziato. Regionalismo differenziato che, come tutti sanno, è stato richiesto da 3 regioni ed in particolare da 2 regioni del nord, 2 regioni che hanno deciso di appropriarsi di alcune, di ben 23 norme che sono competenze fino a questo momento dello Stato, e che invece queste competenze ritornerebbero solo alle regioni, consentendo quindi che l'IRPEF prodotta vada soltanto a quelle regioni, e il Sud dovrebbe quindi contentarsi sia di quello che produce sia dei propri delle briciole. Io sono in maniera particolare, lei lo sa, Sindaco, perché non è la prima volta che ne parliamo, lei lo sa, io sono vivamente preoccupata del regionalismo differenziato e ne sono preoccupata sotto molti aspetti. In Consiglio Comunale, come Presidente della Commissione Cultura, ho fino adesso fatto 3 e preparo a fare la 4ª commissione su questo argomento. Una ha riguardato le ricadute sui beni culturali, un'altra ha riguardato la sanità, la 3ª ha riguardato la scuola e la prossima riguarda la scienza. Ebbene, Sindaco, ogni volta io ho invitato a partecipare a queste commissioni esterni perché ci potessero dire i loro approfondimenti circa il regionalismo differenziato, e voglio citare in particolare ciò che ha detto il presidente di Medicina Democratica, ma anche di Psichiatria Democratica, preoccupatissimi, i quali dicono che già 200 milioni della regione Campania ogni anno vanno al nord perché la gente si va a curare al nord, va bene? Ora, è chiaro che il regionalismo differenziato, l'autonomia del regionalismo differenziato non è venuta in 4 e 4, 8, è stata preparata negli ultimi 20 anni, e però, Sindaco, noi ci troveremo di fronte alla situazione che a noi al sud andranno le briciole. La nostra sanità, che già è ridotta all'osso, sarà ulteriormente ridotta all'osso. Se è vero che 125.000 cittadini si recano al nord per farsi curare, significa non solo che i nostri ospedali non sono buoni, ma la chiamata va alla ragione, ma significa che le nostre risorse vanno al nord e quindi l'ospedale pubblico sarà sempre più dei poveri e di chi non ha niente. Inutile dire quali saranno le conseguenze sulla scuola. Si discute addirittura se un insegnante del sud possa andare ad insegnare nel Veneto o possa andare a insegnare in Lombardia, se ci saranno ancora le graduatorie nazionali o se ci saranno soltanto le graduatorie regione per regione. E che cosa sarà la scienza? E che cosa la ricerca? Dove andrà a finire la nostra ricerca? Sui beni culturali poi l'Ars Bonus, che oggi è l'articolo 9 della Costituzione, verrebbe ad essere dilaniato. E quello che abbiamo potuto realizzare o che stiamo realizzando nella città di Napoli non sarà più possibile, perché le risorse che ci saranno date saranno veramente i residui. Sindaco, ci dicono che ci contenteranno con i LET e con i LEA, cioè la minima assistenza. Sindaco, ma quale minima assistenza? Se io ho una malattia, voglio essere curata, voglio che si applichi l'articolo 32 della Costituzione. Non voglio la minima assistenza, non la voglio essere assicurata la minima assistenza, io voglio l'assistenza, quella che mi è garantita dalla Costituzione. Voglio l'istruzione, le università faranno dei tagli incredibili, ma anche, Sindaco, i comuni, già adesso c'è un taglio del 50% sulle riserve che lo Stato verserà ai comuni. Praticamente
con questa secessione dei ricchi, perché così è stata chiamata e questa è la secessione dei ricchi, ci respingeranno sempre più verso il Nord Africa, mentre loro avranno tutto il diritto di stare in Europa. Sindaco, noi ci dobbiamo intestare questa lotta, ce la dobbiamo intestare, noi dobbiamo portare le folle in piazza, noi dobbiamo andare sotto Montecitorio e dire che questo non, il regionalismo differenziato non è possibile, non si deve fare, è anticostituzionale. Purtroppo la Corte Costituzionale non sarà neanche investita, perché essendo un rapporto Stato-Regioni, purtroppo perché così decisa alla fine del governo stesso, purtroppo non avremo neanche quell'ombrello che la Corte Costituzionale fino adesso ci ha dato in molti casi. E lei lo sa, Sindaco, lo sa sulle maestre, lo sa quando la Corte Costituzionale ci ha dato ragione, quando sono stati toccati il welfare e i livelli, quelli lì di assistenza minima. Allora, Sindaco, io voglio raccomandare a tutti i sindaci, visto che qui ci sono rappresentanti di tutti i comuni, di fare una delibera nella quale rigettano il regionalismo differenziato. Io vorrei che oggi tutti quanti, tornando a casa, dicessero al loro sindaco, o se sono sindaci, dicessero: domani io faccio una delibera nella quale mi dichiaro contro, perché solo così, se saremo a fare tutti insieme questa battaglia, forse la potremo vincere. E a Capasso, che comunque se n'è andato lo stesso e non mi è stato a sentire, voglio dire: tenga duro, perché questa cosa l'ha scritta nel contratto, l'ha scritta nel contratto, e adesso fanno finta che non è vero, ma è scritta nel contratto governativo. Ebbene, chi ha votato quella gente lì, se lo ricordi per oggi e per domani. Grazie consigliera, anche per la passione condivido ovviamente contenuto e passione. Mettiamo in votazione quest'ordine del giorno contro il regionalismo differenziato. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene all'unanimità. Salute. Punto 10 dell'ordine del giorno, la provincia di Napoli per la mobilità sostenibile, bus a basso impatto ambientale per la zona Flegrea e Vesuvio, bike sharing Napoli e Penisola Sorrentina, approvazione schema di convenzione, delibera sindaco numero 9, 23 gennaio 19. Chi è favorevole alzi la... Consigliere Ragosta, prego. Sì, sindaco, no, intervengo su questa delibera, che sono contento e soddisfatto che si è finalmente portata questa delibera in consiglio. Tengo a precisare che questa delibera porta sia la parte sorrentina, la penisola sorrentina, che la costiera Flegrea, quindi sono convinto che questo sia un notevole passo in avanti verso una mobilità sostenibile, bike sharing e quant'altro, dove col piano strategico tra l'altro prevediamo lo sviluppo di tale attività. Tengo a precisare che grazie al nostro lavoro il Lago Patria avrà finalmente 9 milioni di finanziamenti per fare una circullago, quindi spero che inseriremo anche Lago Patria e la costiera giulianese, che in una prima delibera non nostra ma che viene dalla vecchia provincia era stata esclusa, ma parlando con i dirigenti e con alcuni capigruppo qui presenti sono pienamente d'accordo affinché si possa estendere anche alle nuove progettualità che stiamo mettendo tutti quanti in campo proprio per rivalutare e far risorgere la costiera Domizia, che ci tengo a precisare, da molti sempre osannata in campagna elettorale, ma gli unici che stiamo realmente mettendo risorse e ci stiamo provando con soldi reali siamo noi della città metropolitana. Grazie. È proprio così, grazie. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 11, ratifica deliberazione sindaco
Numero 111, 22 maggio 19, adottata con i poteri del Consiglio, variazione bilancio 64.000 euro circa per il pagamento del trattamento economico di ordine pubblico e compenso lavoro straordinario personale Polizia Metropolitana impiegato per il servizio di vigilanza fisso presso i seggi elettorali, delibera sindaco numero 11 del 22 maggio 19, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Delibera numero 12, ratifica deliberazione sindaco numero 121, 29 maggio 19, adottata con i poteri del Consiglio, variazione bilancio per il pagamento del contributo al bilancio dello Stato, articolo 1, legge 190-2014, deliberazione sindaco numero 121, il 29 maggio 19, mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Prego, consigliere Di Maio. Volevo consigliare di chiamare solo i numeri, sono tutte ratifiche quindi e riconoscimenti. Grazie. Abbiamo già letto, immagino, tutti i consiglieri. Le sono grato, grazie. Lei deve andare all'università, qualcuno di noi. No, ma non per quello, le sono grato, risparmiamo ossigeno, grazie. Punto 13 dell'ordine del giorno, si tratta di ratificare la delibera sindaco numero 132 del 6 giugno 19, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Numero 14, ratifica delibera sindaco del numero 133 del 6 giugno 19, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Chiedo per cortesia al vice sindaco Iovino se mi può sostituire alla presidenza, che ho bisogno di fare una cosa urgente, grazie. Così riprendiamo dal punto 15 dell'ordine del giorno. Prego, consigliere. Buonasera, riprendiamo i lavori. Siamo al punto 15, modifica ed integrazione alle vigenti disposizioni sull'attività ispettiva interna, delibera del sindaco numero 123 del 29/5/2019. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, per renderla immediatamente esecutiva, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività. Ordine del giorno. Si chiama il consigliere perché è molto pericoloso. Paolo, non ce la facciamo con lui. La 15. Allora, ordine del giorno numero 16, ordinanza di correzione materiale del 19/5/2017 della sentenza della Corte d'Appello di Napoli numero 25/14 del 2016 avente ad oggetto il debito per indennità di occupazione di suolo per costruzione di un edificio scolastico in Pompei. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, articolo 194, decreto legislativo 267 del 2000 per l'importo di 28.000 euro. Allora, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, rendiamola immediatamente esecutiva, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Devi richiamare i consiglieri che mancano. Chiamo il numero legale. C'è. Stanno là. Io sto qua. Sta qua, sta pure felice, sta qua pure Tozzi. Non manca il numero legale. Perché? Uno, due. Tozzi sta qua, uno, due. Giusto per forza, non c'è. Ci siamo. Ci siamo. Allora, punto numero 17, riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Articolo 194,1 lettera decreto legislativo 267 dell'importo di 806,33 derivante di decreto ingiuntivo numero 50-57-18 emesso dal giudice di pace di Avellino. Chi è a favore alzi la mano,
Chi è contrario, chi si astiene? Immediata esecutività. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Approvato all'unanimità. Punto 18. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? All'unanimità. Prendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? All'unanimità. Punto 19. No, punto 19. Sì, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? All'unanimità. Prendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Immediata esecutività. Punto 20. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? All'unanimità. Prendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Immediata esecutività. Approvato. Punto 21. Chi è a favore alzi la mano, chi si astiene? Chi è contrario alzi la mano. All'unanimità. Prendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? All'unanimità. Approvato. Punto 22. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene? All'unanimità. Rendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene? Approvato. Punto 23. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene? All'unanimità. Prendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Approvato all'unanimità. Punto 24. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene? All'unanimità. Rendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Approvato all'unanimità. Punto 25. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? All'unanimità. Rendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è contrario, chi è a favore, chi si astiene? Approvato all'unanimità. Punto 26. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene? All'unanimità. Prendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? Approvato all'unanimità. Punto 27. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? All'unanimità. Prendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene? Approvato all'unanimità. Punto 28. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? Immediata esecutività. Chi è contrario, chi è a favore, chi si astiene? Approvata all'unanimità. Punto 29. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? Approvata all'unanimità. Prendiamo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? Approvato. Punto 30. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? All'unanimità. Prendiamo immediatamente esecutivo. Chi è contrario, chi si astiene? Chi è contrario? Approvato all'unanimità. Chi è a favore? Punto 31. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? All'unanimità. Prendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Immediata esecutività. Approvato. Punto 32. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? All'unanimità. Passa. Prendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? Immediata esecutività. Punto 33. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? Prendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? Approvato all'unanimità. Punto 34. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? All'unanimità. Passa. Rendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Immediata esecutività. È passato. Approvato. Punto 35. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? All'unanimità. Passa. Prendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? Immediata esecutività. Punto 36. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? Immediata esecutività. Punto 37. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? Immediata esecutività. Prendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene? Approvato. Punto
38, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, all'unanimità, rendiamolo immediatamente esecutivo, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività, approvato. Punto 39, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, all'unanimità, passa, rendiamolo immediatamente esecutivo, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività. Il punto, l'ultimo punto su nomi del collegio di revisione. Allora dobbiamo, c'è diciamo un'integrazione al punto, quindi poi una successiva revoca del punto, perché c'è una nota degli uffici, un rinvio sulla nomina dei revisori. Forse evidentemente non erano gli adempimenti, non erano del tutto. La leggiamo. Allora, nomina componenti del collegio dei revisori, si comunica che a seguito del sorteggio effettuato in prefettura dei nominativi per la nomina dell'organo di revisione della città metropolitana avvenuta il giorno 1 luglio 2019 con il nota RU numero 77142 del 1-3-2019, numero 77455 del 2-7-19, è stato comunicato ai primi tre sorteggi di recarsi presso la sede di questo ufficio entro le ore 10 del 3-7-2019 per l'accettazione della carica, la sottoscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti o, in caso di incompatibilità, di trasmettere la documentazione debitamente compilata all'indirizzo di posta elettronica dell'ente entro lo stesso termine. Alla scadenza del termine indicato è pervenuta la documentazione richiesta di solo due componenti. Pertanto si comunica che non è stato possibile terminare l'istruttore necessario all'approvazione dell'atto in parola scritta all'ordine del giorno della seduta consiliare. Cioè, in effetti si era già preventivato nella conferenza dei capigruppi che qualora ci fosse stato un ritardo della documentazione per diciamo nominare poi successivamente gli organi all'interno del collegio dei revisori, guardando poi una serie di adempimenti che avrebbero fatto gli uffici, si è dovuto rimandare. Quindi è questo. Quindi il punto viene ritirato e sarebbe proposto al prossimo consiglio. Poi cioè, non ci sono altri due punti, le due no, questi no. Vabbè, la seduta si è sciolta. Vabbè, la seduta è sciolta, grazie, buona serata.